Okay, fuck it, I lied. It's drum and bass. What you gonna do? Ciao a tutti, siamo qua su Cave Story, io e Medusa. Ehi! Sorpresa! Bene, allora, vi dobbiamo dire un attimo due cose. Prima di tutto, sì, riniziamo con il Let's Play e partiamo subito in bellezza con Cave Story, che chi mi segue dal vecchio canale sa che lo stavo facendo, ma non l'ho mai finito. Bene, riniziamo qua su Steam con Cave Story più, non più dalla versione su WiiWare. Questa è la versione più completa che ci sia nel mondo, quindi yeah. E non abbiamo fatto video in questa settimana perché Medusa, Sara, ha avuto problemi col vecchio computer, cioè col computer che c'ha ancora adesso, però è vecchio. No. Avevo tipo il PC infestato da parassiti, virus, cose brutte, avevo la ventola con dentro topi morti, avevo il programma Premiere che non andava e quindi mi girava un po' il cazzo e quindi me lo sono fatto rimettere. Esatto, quindi lei è stata senza computer per una settimana, però adesso ci siamo e torniamo. È stata un'agonia, stata un'agonia, fedeti. E noi avevamo accennato che comunque avremmo iniziato con dei let's play, ma non vi avevamo detto Cave Story, solo che tipo un tizio su Ask mi aveva accennato Cave Story, così mi è tornata un sacco il di voglia flash. Di fare... Sì, mi è venuto il flash proprio di riniziare con i let's play di Cave Story. Flash Pound ti è venuto. Sì, ok. Quindi partiamo subito, tenterò di farvi... questo userò, questo file qua vuoto. Devi dire anche del video di Schoolgirls che... Sì, appunto, abbiamo un po' mandato a puttane tutti i piani che avevamo, perché comunque... Cioè, facciamo quello che più ci piace, non stiamo proprio a seguire una tabella di marcia. Adesso iniziamo il let's play di Cave Story, lo finiamo e poi vedremo che altri let's play fare, magari un po' più progettati, però... Per adesso facciamoci questo. Via! Tenterò di... No. Giochiamo in original. Tenterò di spiegarvi un po' tutto quello che c'è nel gioco, di fare proprio tutto quello che c'è da fare al 100% col finale completo e non starò proprio a farvi la traduzione, vi spiegherò un po' io la storia man mano che andiamo avanti. Allora, qua praticamente c'è l'inizio della storia in cui si vedono Kazuma e Sue che chattano. Kazuma che cerca di chattare Sue, che poi vedrete chi è. Kazuma è questo qua con i capelli verdi. E tenta di contattarla perché lui è chiuso in questo shelter e non riesce a uscire. E però non sappiamo esattamente cosa sia né cosa voglia. Noi siamo questo robottino qui, tenero, che vi posso dire solo per ora che si chiama Quot. Poi il resto lo scopriremo pian piano. Quot. Lo scopriremo, magari certa gente l'ha già scoperto perché ti seguivo da prima, ma vabbè. Beh sì, però cioè voglio tenere un po' tutto segreto e scoprire man mano la storia, perché la storia di Cave Story... Ah sì, a proposito, non ho fatto partire il cronometro, quindi non so quanto ci metteremo, vabbè. Idiota. Esatto, allora. Vabbè, i comandi sono semplici, salta, per ora non possiamo sparare ma poi potremo. Questa qua è una roba per... Che non hai una pistola, hai solo un naso e non puoi evidentemente sparare con il naso. Posso sparare calcole. Che schifo. Questi sono i teneri Kirby blu che per ora non ci possono fare niente, però andiamo dalla parte. Kirby? Perché? Oddio. Boh, sembrano dei Kirby. Quelle spine mi sembra che ti sciottavano tipo all'inizio. Boh, comunque... Prova! No, non voglio provare. Questa qua è una life capsule, tanto citazione da Metroid, la musica che fa, che ovviamente ci allargherà la vita. Ecco, in modalità hard queste non ci sono, dovremmo farci tutta la storia in hard, non so se prima avete visto il mio file in modalità hard in cui ho 3 di vita e mi sono bloccato al nucleo. Comunque, questa è la First Cave, il primo dungeon della storia, diciamo. Questo tizio che dorme, ciuliamoli la roba. Wow. Che brutto. La magia della Polar Star. La Polar Star è la prima arma che troveremo nel gioco. E torniamo... Spari stelline. Sì. Torniamo a Kazuma, che cerca ancora di chattare con Su. Ha trovato Su, bene. E adesso sta tentando di farsi cagare, ma non la cagherà. Ed è suo fratello. Kazuma, quindi, è fratello di Su. Iniziamo a ricordarci questi nomi. Oh, adesso che abbiamo la Polar Star, possiamo iniziare a far fuori tutti i nemici. Questi triangolini sono l'esperienza. Triangolini di esperienza, sveluccicosa. Esatto. Triangolini ovunque. Vai, prendiamo tutti i triangolini e in alto vedete che la barra gialla si riempie, è l'esperienza... Prova a prendere quel cuore, prova a prendere quel cuore. Non so se ci arriva, aspetta che piglio questo, ok. Pialo. No, è scappato. Ah, era il mio migliore amico. Se n'è andato per sempre. No. Perché uccidi gli amici? Sì, gli amici, i nemici così in alto. Porca troia, 5 mi ha tolto. Madonna. Sì, ok, allora all'inizio ti shottano decisamente. Ok, torniamo qua a prendere vita. Ecco.
e salviamo. Start point in un buco di merda. Sì, qua è proprio dove inizia proprio la storia. Non si sa come ci sei finito qua dentro, però la storia inizia da qua. Tu Alice nel Paese della Meraviglia che stavi andando e poi sei caduto in buco. Già. Vabbè, e niente qua. E gli acqua di posto. Potrei fermarmi a fare un po' di esperienza, ma chi se ne frega, andiamo avanti. Ammazziamo tutti i Kirby. E quando la barra in alta si riempie, l'arma sale di livello. Come livello massimo c'hanno 3 le armi. Una volta arrivati al 3 poi si può arrivare al massimo. E lì anche se ti tolgono vita l'esperienza cala, ma non si abbassa del livello. Questo qua intanto si sta incazzando perché Su non gli risponde. È un fanboy di Su, già. Di sua sorella. No, è un fan sfegatato di sua sorella. E boh, niente. Ok, qua siamo al Miniga Village. Dammi la chiave. No. Stai tentando di proteggere Su ancora? È una che viene da fuori. Ma Su è una brava persona. Non tradirò Su. Toroko è la tizia vestita di verde. Questo qua è King. Sono due Mimiga. A proposito, Mimiga Village. Perché vivono i Mimiga. E qua parlano di un certo dottore che apparirà ancora per fare casino e scopriremo che poi il dottore è il cattivo del gioco. Wow. E a me sta tanto sul cazzo perché ha dei bellissimi occhiali. È un figo il dottore, cioè è un figo cattivo. Vabbè, e quindi Toroko ha una chiave che King vuole e adesso vediamo cosa ci dice questo King. Cosa? Non sei un nemico? Pensavo che eri uno di loro. Il mio nome è King. Sono il numero uno del villaggio, ma tanto modesto. Anche se sono il numero uno non è veramente una roba grande perché siamo solo in 6 qua al villaggio. Beh, veramente includendo Sue siamo 7, però non è una di noi. Lei è una che viene da fuori, che è venuta nel nostro villaggio. Quindi Su, a quanto pare, è qua con questi Mimiga. Per ora sappiamo questo. Sara, cosa ne pensi di tutto ciò? Che in realtà Sue è un fungo. Non è proprio un fungo, ma è qualcosa di simile. Poi io so tante cose che voi non sapete. Io non me la ricordo, cazzo. Sapessi cos'è Sue in realtà. Vabbè. Adesso vado a cercare su internet, vaffanculo. No, non puoi. Ma perché non posso? Perché anche tu devi avere il segreto. Lui, quel pesce lì, quel pesce è cattivo finale del gioco reale. Il cattivo è il boss finale del gioco. Sì, guardalo, è troppo. Ok, a proposito, qua inizia a esserci una possibilità di achievement. Allora, se state giocando su Steam, come sto giocando io su Cave Story Plus, se voi non uccidete quel pesce e finite il gioco, prendete un achievement per averlo fatto. Cioè, a caso. Vabbè. E qua parla di Su, è venuta qua dentro, è caduta nel reservoir, che è questa stanza qui. Ma non è una di noi, vabbè, abbiamo capito che non è una di voi. Allora, sembra che odia tutti nel villaggio, però è un Mimiga, come noi. Quindi Su è un Mimiga. Non uccidere il pesce, però. No, non lo uccido, perché dobbiamo fare come se stessi prendendo tutti gli achievement. Intanto, lì c'era uno sbarruccio. Poi cosa ci fa? È tenero. Eh? È tenero. È incazzatissimo. È bellissimo. Wah! E scappa. Vabbè, Toroko che ci stalkerà. Gli è tirato del dash in faccia. Dash! E ancora sti due. Toroko è incazzata. Mangiano, porca troia. Ah, Toroko! Non sottovalutarmi. Vabbè, ciao. Ok, esploriamo il Mimiga Village. Qua c'è la casa di Arthur, che è chiusa. Bene. Saliamo di qui. Qua c'è l'obeso del villaggio. L'obeso del villaggio. Jeez. Che ha già troppi. Ah, la ragazza che sta nella casa di Arthur, cioè quella là chiusa. Vive insieme a Toroko. Quella ragazza è veramente carina. Deve star cercando i draghi volanti. Vabbè. Quindi su... Tanto non te la dà. No, di sicuro no. Perché non posso salire di qua? Ok, l'ho sempre fatto, cacchio. E... Quindi Su vive con Toroko nella casa di Arthur. Bene, ecco perché Toroko la stava difendendo. Sono amiche best friendine. E saliamo di qua. La farm, la fattoria, no, la coltivazione di sto qua. Di funghetti allucinogeni. Sì, qua è dove facciamo crescere i fiori. Il mio lavoro è di proteggere questa cosa, che si chiama fattoria o farm, insomma. Per noi Mimiga, questi flowers sono una preziosa fonte di cibo.
ma non i rossi, i fiori rossi. Ho sentito che se mangiamo i fiori rossi, la nostra pressione sanguigna parte a razzo e moriamo in un istante. Meno male che in questa fattoria non facciamo crescere questi fantastici, no, questi cattivissimi fiori rossi. Tipo, se si li mangiano iniziano a cagare sangue. Esatto, sì, i fiori rossi sono la cattiveria di questo gioco. Tutto tipo si... Sì, i fiori rossi! È tipo il Fason in Metroid, cioè è proprio la sostanza cattiva dell'universo. E abbiamo trovato la seconda Life Capsule. E visto che non so a quanto siamo di video, per me possiamo anche fermarci qua. Che ne dici? Ok. Quindi sì, abbiamo fatto questa breve parte introduttiva di Cave Story. Continueremo, speriamo di andare il più velocemente possibile, ma comunque spiegando tutto. Quindi alla prossima, da Rick Kuhn e... Medusa, fermi tutti! Mettiamo tutto quanto, tipo link eccetera, sotto in descrizione, ciao! Ciao, pubblicità occulta.